Ciao a tutti, gente YouTube, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Misscraft e sì, questo è Tomb Raider. Lo so, dovrei portarvi tutt'altro invece di solo Tomb Raider, visto che è uscito tristemente Rise of the Tomb Raider. Ci sto soffrendo, giuro. Giuro, sto soffrendo, anche mia sorella ci sta soffrendo. E giuro che non ci porterò una serie appena disponibile di gioco per PC e forse anche per P4 qualche cosa di speciale, però a dettagli. Nel frattempo che parlo, ragazzi, vado avanti con il video, visto che adesso ho il controller della... Comunque, mi sono accorta che nel fare i video sono cambiata molto, anche in peggio, si può dire così, nel senso non di qualità, ma nel senso di commentary. Quindi ho deciso di ritornare un po' sui miei vecchi passi. Se però continuo a sbagliare la posizione di sto coso, tipo ritornerò a insultare Lara brutalmente, perché è una testa di cazzo che continua a sbagliare, a farmi sbagliare parlando e deconcentrandomi, anche se in teoria dovrei essere io a sbagliare, però dettagli. Quello nel frattempo sta morendo, può anche morire quanto vuole, perché come ben sapete io o voglio i personaggi morti nei videogiochi o voglio i personaggi morti negli anime. Quindi vai Lara, sto tergiversando troppo, quindi da Lara muoviti. Lui il duro, ma per favore. Che è più dura Lara, ma stai scherzando? Cioè, guarda che corazza molto rossa, perché ha la giacchetta rossa, quindi corazza rossa. La smetto. Alex! Poi io mi chiedo... Sì, è l'ultima volta che parlerò con voi nel video, però... Quanto cazzo mi sopportate quando faccio video? Cioè, mi sopportate, perché supporto c'è, però... Vabbè, intendo dire... Tutte le cazzette che dico nei video. Cioè, io mi sarei già tagliata le vene. Boh. Vabbè. Dettagli. Meglio salvare Alex, che sennò il video perde di qualità e tutte cose. Sì. Se non cade il controller, però mi fa favore. Hai gli attrezzi? Niente male, eh? Cioè, ammiriamo questa scena di tenerezza tra i due. Cucciosi. Addio alla mia carriera di ballerina. Che battute di merda che tira fuori lui. Yay, probabilmente la mia voce non si sentirà quando sparano tanto. Tanto. E il controller non ho tolto la vibrazione, quindi non prendere distrazione per questa povera Misscraft. Yay. Almeno una volta nella vita lasciami fare l'eroe. Aspetta, Alex l'eroe. Sì, anche se ho giocato il gioco non è che me lo ricordi molto, almeno nei dialoghi. Quindi giustamente il piccolo Alex Puccioso sta per morire, Lara potrebbe dargli un bacio, non sulla guancia ovviamente, per dimostrargli il suo amore, visto che insomma l'amore c'era tra di loro. E ovviamente dargli un bacio sulla guancia. Friendzone per Alex, che è condannato a morte, perché si è condannato a morte, perché è un deficiente. E quindi boom, perché in tutti i Tomb Raider, se non c'è un'esplosione o nei miei video e il controller continua a vibrare, se non ci sono esplosioni va bene, e se non ci sono glitch video, che ve lo farò vedere a rallenti, glitch che c'è stato, se non si fosse capito, tipo aspetta un attimo, tipo muro, questo muro qui che è apparso, ecco, quello era il glitch. Il gioco non è ancora più contento, quindi Lara risali, che è meglio. Eppure sentirmi balbettare sulle cose che fanno sentire la gente realizzata. E ora miriamo Lara, che sta per vomitare perché gli è morto ancora un altro amico. Quindi sì, Lara, sei tipo il Detective Conan. Cioè, chi ti conosce muore. E io lo conosco. No, aspetta. Meno male che non è un personaggio vero, sennò sarei tipo condannata a morte. Ah già, come di mio consueto, se non ricarico le armi non sono felice. Comunque, adesso che ho il risalitore, Lara, se ti vuoi svegliare. Voce del verbo cusare, modo non lo so, e tira giusto coso che è meglio. Come dico sempre nei miei video, è tutta colpa di Lara. Ed è vero, cioè... C'ha di capire che la attraversano pure le spalle. Vecchi diari di bordo. Eri anche più puliti e lunghi dei miei, quindi... È colpa di Lara. Per sempre, tutta la vita. Giustamente, lei
è donna delle pulizie con le mani, perché se non pulisce con le mani non è contenta. Dopo mesi di scavi, diario che non c'ho voglia di leggere, perché dice solo degli scavi che hanno trovato, mi pare che dica le rovine nella base. Sì, appunto, le rovine, infatti Lara. Mi servono risposte. Ok, le risposte le troviamo, ma fammi parlare. Nel libro mi pare che dicano che ci sono queste rovine che hanno trovato dagli schiavi, non so parlare, che hanno trovato dagli scavi per tipo risvegliare Nico. Quindi, yay, Sam, o ti pariamo il culo e ti salviamo oppure, cioè, muori. Cosa che a me non dispiace, perché a me non me ne vado dall'isola. Nico è salva, Sam un po' meno, però il corpo c'è. Cioè, se basta quello, c'è. E spreco 3 colpi di pistola così a caso, perché Lara vuole la pistola. E che brutta frase doppio senso mai detto nella vita, non lo so, non voglio sapere. Poi riguarderò nel video, probabilmente taglierò la parte ancora. Perché poi tutto così non doppio senso, cioè, che poi è vera, perché lo dicono tutti, tutti i videogiocatori su Tomb Raider, però vabbè. Aia. Sì, tergiversando Lara si brucia. Perché sì. Ah, comunque, non mi hai detto, ho preso il bundle della casa produttrice di Tomb Raider, ecco. Quindi ho tutti i costumi. Le cose utili che vi devo dire. Ma che brava Miss Croft che avete. E mo dobbiamo tornare indietro e dare le brutte notizie del tipo: abbiamo gli attrezzi, però Alex è un po' morto. Ha fatto tipo boom dall'endurance, quindi ha fatto boom. Spiaggia dei relitti, cali di frame. Ciao cali di frame. Cioè, grazie al risalutore che abbiamo preso da quel tipo Godzilla nella scorsa partita, mi sa che c'è stato, ci sarà e c'è molto utile per, tipo, per risalire le corde, tipo porte, e tipo ho detto tipo tante tipo volte, tippando il tippabile. E buongiorno, giuro che io e lo stealth siamo bravi, cioè essere nemici e non conoscerci. Non si riesco a usare solo l'arco per una partita. Fai cucù? No, eh. Ah, già morto. Cioè, vediamo se riesco a fare un po' di cose, un po' di provate con l'arco, perché io essendo Miss Croft, essendo Lara Croft, non so dove, però sono Lara Croft, e quindi mi devo impegnare, perché o tiro con l'arco o con le doppie pistole. Lara non ha le doppie pistole, quindi arco. Se poi finisco le frecce, piccone! Così. Perché il piccone è sexy. Tanto. E mi devo tenere un timer per ogni minuto che registro, cioè per ogni registrazione che faccio. E questo è qui. Lara. Ok, ricongiungiamoci con i nostri teneri pucciosi amici. Oggi è tutto puccioso, tutto buavoso, robe. E diamo la brutta notizia su Alex. Era sulla nave. Hai detto bene. Devo dire che hai sempre un effetto micidiale sulla gente. E io l'effetto che faccio allora, io che quello che fai tu, mia piccola tizia. Non mi ricordo come si chiama. Mi sono messa bene nei commentari. Se devo morire in questo posto, morirò a faccia piena. Ah, si è sentito tipo una ventola continua, interrotta, ininterrotta e rumorosa. E una cosa chiamata case, che sta tipo, cioè, una cosa chiamata computer che sta esplodendo. E quelli sono un'altra cosa, tipo cali di frame. Torneremo alla civiltà. Continui. Con una grande storia da raccontare. Bello, il PC mi esploderà alla fine di questo video. Io spero solo che mancano. Salteremo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare. E si mettono a litigare. Non è la sola a dire che siamo entrati. Eccolo. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Credo che la resurrezione di Nico sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. Ma l'intera isola. Le tempeste non sono. E finalmente, gente che ci dà ragione. È vero. Era ora. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna. Attenzione, le presenze maligne iniziano a insidiarsi dentro di noi, inside us, quindi moriremo tutti. Tipo tavolo Ouija, ho iniziato a chiamare Charlie, siamo già lì, no? Con o senza di... Sì, sto continuando a sparare cazzate, ma il video lo sto ascoltando, giuro, poi al massimo vi faccio un riassunto dopo.
anche se l'avrete seguito, probabilmente la mia voce sarà stata coperta dalle voci dei protagonisti, antagonisti e cose, quindi... Yay! E mi sa che andremo alla base scientifica e chiuderò il video, perché giustamente voglio fare clip brevi, perché vi voglio tanto bene e non ho voglia di editare, perché mi voglio tanto bene, non voglio farmi fare troppe figure di merda, e quindi... Perché so già che questo video lo eliminerò? Ah, ciao cinghiale! Vieni qua! Cinghiale? Ori. Cinghiale? Bravo. Non so perché, ma mi immagino un'ora vestita da gente 47. Boh, c'ha il fisico, tipo... tipo mingherlina, è sexy... E la gente muore appena la vede. E non è pelata, quindi... Va bene. E sfonda gli ascensori. Vai Lara, sali su questa parete rocciosa. Giuro che non sono caduta prima, quindi sali. Ok Lara, usa sta cosa che ti ha dato Roth prima di morire e non so più salire su una parete rocciosa. Quindi sali, braffa. Io mi immagino magari registrare un'altra di quelle clip tipo Tom Clancy's. Che cazzo potrebbe venire fuori in questo periodo? Che minchia te ne sparo. Immagino un TS pieno di genti che sparano cagate. Vabbè ragazzi, fatemi sapere, visto che ormai sono in tema di parlarne, se volete che continui a fare video random, prendendo gente random, TS random. Sì, avevo detto così mi pare nel video. Quindi adesso saliamo e concludiamo los videos. Los. Smettendomi proprio di spagnolo mi uccide. Concludiamo il video. Perché la scalera è gialla. Gialla. Sì. Ok. Eccolo Lara. Muovi quello che ti ritrovi. Tutte le attrezzature. Poi volevo mettervi... Prima di chiudere il video vi lascio la domanda. Perché se io lascio le domande... Perché sono cose serie che vi volevo chiedere da tanto tempo, però non ho mai avuto il coraggio di chiedervelo. Quindi ragazzi, prima di chiudere il video, se Lara non mi muore, avevo una piccola domanda per voi. Allora, tutti avete presente che in tutti Tomb Raider lei ha sempre l'inventario che è ampio quanto non so cosa. Ora, e ha più armi. Adesso che quando erano ridotte a 4, l'arco è ok sulle spalle, ma... le armi e tutte le munizioni e tutte le mappe e tutti gli oggetti, dove cavolo se li mette? Perché non lo so, se ha le tasche così potremmo chiamare la Mary Poppins dei ricchi, visto che lei è una contessa. E non so se nella rivalutazione della storia non l'hanno ancora considerata contessa di a quella parola che vi metterò in sovraimpressione o meno. Terzo arco componente, quindi avremo l'arco figo. Quindi, arco figo uguale tipo che mi faccio beccare per ogni cristina d'avena di robe. No. Mi sono detta picconi e arco. Quindi è piccone e arco oggi. Ditemi nel prossimo video se volete vedere un'arma diversa. Non sto bruciando col fuoco, vero? No. Muoio col fucile perché i fucili sono belli. Dovevo chiudere il video, ma cercherò di fare un gioco un pochino più stealth. Giuro. Quindi Lara, senti, se io ti dico stealth è stealth, quindi non farti beccare come un idiota. Ti sei fatto beccare come un idiota. Brava. Aia, no, guarda, retro, no, e picco, usa sto piccone come lo sai usare tu, come ti hanno insegnato, ma non lascia, no, ok, con questo cuore che batte tipo ansia, no, vada retro, ok, potrei aver fatto l'azione più idiota e meno pro della mia vita, però le uccisi. Avrei preferito un colpo alla testa alla fine, ma conoscendo la mia mira, ne. Sapete ragazzi, oltre alla domanda lì sull'inventario molto capiente di Lara, se avete anche qualche
idea su qualche video che potrei fare, magari guardando la mia libreria Steam, il account di Steam è qui sotto in descrizione, magari quando ho finito tutte le serie infinitesimali su PC che sto portando e che porterò in futuro. Rise of the Comb Rider, perché fa le combo, sì. Come Rise of the Tomb Raider, o comunque giochi stealth, no, vedete Hitman, ma non chiedetemi Hitman, so mille commenti tutti su Hitman Absolution, ma no, proprio è il gioco che io ero stealth, no, piuttosto vi porto un gameplay su Dota, giuro, però no, anzi Dota no perché mi dà problemi, se li risolvo bene, però non ci so giocare, quindi farei figure di merda. Yay! Ma quanto ci vuole per la base? Io credevo fosse più vicino. Qui dietro... sì, eccola. Scopri la tomba antica. Ma ragazzuoli, scopriremo la bomba. Boom! Scopriremo la tomba attiva... non so parlare l'outro, non la faccio perché la farò con un audio. Con la musichetta figa che metto alla fine, che figa non è... e shish, beccatevi l'outro e facciamo davvero prima perché sono fusa oggi. Quindi ragazzi, per questo video velocemente tutte cose, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi se non siete ancora iscritti, farò così perché fa figo. Sono pazza, chiudo prima. E ci si vede in un prossimo video, magari non propriamente su Tomb Raider, però... shh. Dettagli. Bella ragazzi!